Ah, ecco, dico, aha, dico, aha, ecco la mia fedele armata, aha, ecco la mia fedele armata, ecco la mia, dunque, e dico, aha, 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 o dico, questo è sicuro, dico, aha, ecco la mia fedele armata. Andrea, no, Andrea non è condizionale, dice se io Andrea, ma è bene, non ha. Poi c'è il dubitativo, Sebastiano, dice Sebastiano, ma non si seppe mai esattamente, cioè, insomma tutto quello che è in ando, endo, ando è gerundio, per esempio ando ai, quello è mo, gerundio di moto al luogo, sarebbe, no? Poi c'è dando, dando vieni, sarebbe moto da luogo, se uno vuole, si insiste senza pietà, c'è pure indo, che sarebbe indostai, che sarebbe stato il luogo, ma io voglio dire, non esagero, non voglio insistere, ripasso ogni tanto l'italiano perché io ho molti detrattori, ce n'ho detrattori io che potrei avere un'azienda agricola, che mi accusano spesso di indulgere al mio dialetto, ma tutti dobbiamo amare il nostro dialetto. Qualunque esso sia, sono tutti belli i dialetti. E io poi, soprattutto poi il romanesco non è proprio un dialetto, diciamo, è più un modo così di parlare, un modo strano, uno slang, direbbero gli americani. E anche perché io poi non lo voglio parlare l'italiano, perché non voglio. Ma se vorrei, un tarantino è quello che potrebbe succedere. Comunque io ripasso questa cosa, ma se volessi parlare l'italiano, faccio un esempio, così discesi dal cerchio primaio giù nel secondo undo, è gerundio, dal verbo segure, segure giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che pugne a guaio. Dante, Dante poi è un participio presente, diciamo la verità, che sarebbe tanto, ma insomma, comunque io per non preoccupare nessuno, io lo smoke, insomma, fumando non lo uso mai intero, non metto mai quella fascia che si mette, quella fascia nera, specie di fasciatore, che non si è mai capito a che serve, poi tutti le persone, i maschietti che hanno lo smoke lo sanno benissimo che la metti ma non serve a niente, non la usa più nessuno, giusto qualche torero rincoglionito, se no. Che il torero moderno usa i bumpers che proteggono molto, cioè soprattutto se c'è il toro cattivo, metti due bumpers e non si accorge nessuno di niente. Invece io non lo uso anche perché, siccome non è tutt'uno con i pantaloni, allora magari tu stai in un salotto a parlare con delle signore, senti che i garzoni decalano, vai lì, tiri su, la fascia d'arrivo è qui e non è carino. Però io mi metto questo fumando anche perché uno delle finalità della serata d'onore, per quanto mi riguarda, è quella di ringraziare veramente, veramente il pubblico, ma non è piaggeria, perché così noi siamo fatti di pubblico, senza il pubblico non succede niente. E io devo ringraziarlo perché questi 40 anni sono stati molto gratificanti e spero che continuino. Però io vorrei ringraziarlo in musica. Se io però dico grazie, voi dovete rispondere anche più forte, grazie. Esatto, se no non funziona. Stasera io festeggio 40 anni di una carriera molto fortunata, lunghissima, commedia degli inganni, che senza voi non ci sarebbe stata. Per questo voglio fare un nuovo gioco, io dico grazie, voi dite e spero che gradiate anche se è poco. Io dico grazie, voi dite, lo show sarete voi, protagonisti, eroi, il mio famoso pubblico che non tradisce mai, per questo senza il minimo sussiego. Io dico grazie, voi dite, una pompa piccola, ma venga con un pompone, va a fuoco tutta Roma, insomma dice, Roma risorgerà più bella e più superba che pria. Bravo. Grazie. E Roma risorgerà più bella e più superba che pria. Grazie. E Roma mia, grazie. Bravo.
E Roma grazie. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. Bravo. 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 Lo vedi, il popolo, quando si abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Perciò io dico grazie. Basta così.